scrivo sul cartoncino delle calze. Era la cosa bianca più disposta a ricevere delle parole che avessi. I don't know you. Questa consistenza su cui la penna scivola così bene mi è sembrata l'ideale. Trascina dolcemente i pensieri fuori dalla mente. No, non è molto elegante, ma tu non badi a questo, non è vero? È quella base con gli angoli arrotondati, 13x16. Filo d'oro, nere, 40 denari, taglia 1-2, tra la prima e la seconda. Come me, così anche le calze stanno tra l'1 e il 2. Tra il dire e il fare, tra il qui e il là, tra il detto e il non detto, tra andare e restare. Scrivere a te ora è un po' il modo di scuotersi da questo bilico che tiene fermi, di convincersi che è ancora tutto possibile. Da quanti anni non lo facevo? Spero di essere ancora in tempo. Spero che tu non mi abbia dimenticata. Su questo cartoncino non c'è molto spazio, e del resto non è molto quello che ho da dirti. Non so più esprimere bene quello che sento, quello che vorrei. Una volta invece era facile parlarti. Chiudere gli occhi, immaginare ciò che di più bello si poteva desiderare e chiedertelo così. Semplicemente. Era naturale. Spontaneo come sono i desideri dei bambini. Adesso mille dubbi, mille paure stringono il cuore e fermano l'immaginazione, trasformano la speranza in delusione preventiva. Forse dovrei fare delle richieste più sensate, più consone alla mia età. Ma non mi viene in mente altro, e allora ti dirò che regalo desidero quest'anno. Sotto l'albero, caro Babbo Natale, vorrei il pacchetto più bello e colorato che tu abbia mai portato, e dentro vorrei che ci fosse quel cuore che tu sai. Quel cuore che sta in bilico tra il coraggio e la paura, tra la rabbia e il perdono, tra l'amore assoluto e l'amore sprecato. Piegherò in quattro il mio cartoncino dei collanti. Lo metterò sotto l'albero con fiducia, e se domattina non ci sarà più, potrò sperare che ti stai occupando anche di me nel tuo giro.